corri e fai. Con i tuoi amici ti divertirai. Snaffi, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te. Tutti insieme siete lì per giocar così. Miffy, sei una coniglietta. Miffy, dolce un po' furbetta. Miffy, la nostra amichetta. Poppy Pig stava passando davanti a casa di Miffy, tirando un carretto con sopra un grosso albero di Natale in un vaso. «Buongiorno, Poppy», disse Miffy. «Dove hai preso quel bellissimo albero?» «Me l'ha dato Boris Bear, Miffy», disse Poppy. «Il Natale si avvicina e gli ho chiesto se poteva trovarmi un bell'albero». «Un'ottima idea», pensò Miffy. «Anche noi avremo bisogno di un albero di Natale». Miffy entrò in casa e chiese a sua mamma: «Posso andare nel bosco per chiedere a Boris Bear se ci può trovare un albero di Natale?» «Sì, Miffy, ma devi tornare a casa in tempo per il pranzo». Così si mise in cammino attraverso il campo e si inoltrò nel bosco. Quando arrivò a casa di Barbara e Boris Bear, li trovò che stavano già decorando il loro albero di Natale. «Ciao, Boris», disse Miffy. «E buon Natale a te e a Barbara. Vorrei chiederti se potresti trovare un bell'albero di Natale per la nostra famiglia». «Certo che posso», disse Boris. «Ma tu sai che non posso tagliare un albero del bosco, ma posso prenderne uno con tutte le radici e metterlo in un vaso. Così l'albero vivrà fino al prossimo anno». Così andarono nel bosco e videro molti begli alberi. Miffy ne notò uno che era particolarmente bello. «Ma penso che quello sia troppo grande per metterlo dentro casa nostra». «Beh, che ne pensi di quel delizioso alberello lì?» «Oh, quello è troppo piccolo. Tutte le decorazioni natalizie che abbiamo non c'entreranno su quel minuscolo alberello». Poi Boris Bear indicò un albero di misura media. «Pensi che questo possa andare bene?» chiese. «Sì», disse Miffy. «È un bell'albero. Puoi tirarlo fuori con tutte le radici, per favore?» Così Boris scavò intorno all'albero, stando molto attento a non danneggiare le radici. «Lo porterò a casa tua domani». Miffy arrivò a casa giusto in tempo per il pranzo e parlò a sua mamma del bellissimo albero che Boris Bear le avrebbe portato. La sera dopo, Miffy, la sua mamma e il suo papà erano occupati a decorare l'albero. Aveva un aspetto magnifico e c'erano anche delle lucine intermittenti. La mattina dopo, Miffy stava andando a scuola e la piccola Snaffy le correva dietro. Quando arrivarono a scuola, ci trovarono Boris Bear con un grosso albero per il cortile della scuola. «Ciao, Miffy», disse Boris. «Questo è l'albero che hai detto che era troppo grande per la tua casa, ma ho pensato che sarebbe stato davvero perfetto per la tua scuola». La maestra e tutti i bambini erano felicissimi di avere un così bell'albero per la loro scuola. Presto i bambini si misero tutti all'opera per fare delle decorazioni per il loro nuovo albero. Sarebbe diventato davvero molto bello. Poi Boris Bear bussò alla finestra. «Ho un'altra sorpresa per te, Miffy. Ho portato anche l'alberello minuscolo. Penso che sarebbe proprio perfetto per Snaffy». «Che bello!» disse Miffy. «Un albero di Natale speciale per Snaffy, da mettere vicino alla sua cuccia!» Tutti i bambini della scuola furono felici del loro nuovo albero. A Natale, Miffy e i suoi genitori furono felici del loro albero di misura media e la piccola Snaffy fu molto, molto felice del suo minuscolo alberello personale.